Continuiamo il nostro giro fra gli stand e siamo approdati da Cartusia in compagnia di Patrizia. Buongiorno. Buongiorno. Siamo buongiorno. Qua fra questi libri bellissimi, queste bellissimi collane meravigliose di letteratura per ragazzi, insomma. Sì. Come, di cosa parlano? Così ce la facciamo raccontare direttamente. Beh, da Patrizia. Questa è la novità, direi, assoluta per Cartusia. Sono due collane a cui sono molto legatissima. La prima è la musica disegnata un po' strampalata. È un'idea che mi ha proposto una grande musicista come Elisabetta Garrilli, che mette in condizione i bambini di amare e di incontrare il suono e la musica e la passione per la musica, non a caso anche un po' strampalata. Certo. Quindi in questo caso Tino Tino ha vinto tra l'altro il primo che è uscito, quest'anno ne abbiamo fatti addirittura tre. Il primo Tino Tin con Emanuela Bussolati ha vinto il premio Rodari e ha avuto, siamo già alla terza ristampa, quindi ha avuto un successo pazzesco. Questo da marzo, da aprile marzo, presenteremo però con Valeria Petrone, sempre Elisabetta Garrilli e Barbara Schiaffino, che già mi accompagnerà, Il Carnevale degli Animali. Che bello! Ed è ispirato alla partitura di Saint-Saëns. C'è la possibilità di scaricare col QR code gratuitamente la musica ed è un percorso in un carnevale, ve lo dico, straordinario. Il terzo è Le Quattro Stagioni, invece, col grande Jack Tessaro, sempre Elisabetta Garrilli, ed è invece Vivaldi, Le Quattro Stagioni di Vivaldi. Come potete vedere, anche qui vengono affrontati in maniera diversissima attraverso i sonetti di Vivaldi, quindi parte da Venezia e torna a Venezia in una riscrittura. La parola sonetti non può che collegarsi a quest'altra importante collana di Cartusia, sì, che sì. Io la sto tenendo come se fossero dei figli miei, praticamente come se fossero dei bambini. E di cosa parla questo qua? Allora, questa è una collana, il primo titolo è nato l'anno scorso ed è Angeli di Emily Dickinson, sempre con Sonia Maria Lucia Cosentini, è curata da Teresa Porcella. L'idea è magnifici versi, l'idea è la poesia, la singola poesia, il verso è così forte e potente da poter trasformarsi in comunicazione e in linguaggio visivo. Quindi è il tentativo, come vedete, dove la forza dell'immagine diventa dirompente l'interpretazione anche del verso. Guarda, quest'anno abbiamo affrontato il secondo, è una collana che viaggia nella grande poesia delle donne. Ho deciso di privilegiare le grandi donne e le grandi poetesse e quindi non poteva che essere Sonia Maria Lucia Cosentini, la grande illustratrice che la illustra tutta. Vi assicuro che conoscendo questa ragazzina, la poesia, preghiera la poesia della Pozzi e la sua per antonomasia, l'inno alla sua storia, alla sua struggente anche vita. Quindi era la scommessa, era di restituirla attraverso il linguaggio del paesaggio che ha fatto Sonia, ha fatto un lavoro meraviglioso. Come dice lei, è uscita, mi piace citarla perché racconta tantissimo, che ha lasciato, allora vabbè, me l'ha dedicato, sono molto orgogliosa. Sonia dice che ha lasciato la mia matita libera di ballare con le foglie. Perché così, questo è il libro, secondo me. È un'espressione bellissima, la matita libera di ballare con le foglie. Grazie mille e buona più libri più liberi. Grazie mille, grazie a voi.